con la Switch Nintendo è riuscita a far coincidere due mondi fino ad ora separati, le home console e i sistemi portatili. L'ibrida della grande N non è però un'idea nata dal nulla, anzi è la fine di un processo di avvicinamento portato avanti nel corso degli anni. Ci sono stati numerosi tentativi di far interagire le console fisse con i device più piccoli, e Nintendo è stata una vera e propria pioniera in questo campo, spesso con trovate vincenti, altre volte fallendo miseramente. Oggi vi voglio parlare del Game Boy Player, periferica uscita nel 2003 per Nintendo GameCube, che a mio avviso merita di essere riscoperta per svariati motivi. Non è un segreto che il GameCube sia la mia console preferita in assoluto, e nonostante nell'ultimo decennio sia stata rivalutata dall'opinione comune, diventando quasi oggetto di culto per appassionati e collezionisti, rimane comunque un sistema di nicchia le cui potenzialità furono ampiamente ignorate durante il suo ciclo vitale. Io sono il Poro Michele e in questo video andremo a scoprire insieme le potenzialità del Game Boy Player, cercando di capire se ancora oggi può valere la pena acquistarlo. Se questo genere di video stuzzica la vostra curiosità, mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi al canale per aiutarmi a crescere un pochino. Il Game Boy Player è una periferica che consente di utilizzare i giochi del Game Boy sul GameCube, dando la possibilità di sperimentare sul grande schermo la sconfinata softeca del portatile Nintendo. Come dicevo, non sono idee che nascono dal nulla, il Game Boy Player è la diretta evoluzione del Super Game Boy uscito per Super Nintendo. Il concetto alla base dei due accessori è lo stesso, ma con le dovute differenze. Il Super Game Boy, qui in versione giapponese, ha la forma di una cartuccia SNES in cui inserire direttamente i titoli Game Boy. All'interno di questa era presente l'hardware originale del Game Boy, con una CPU dedicata che si occupava dell'emulazione. Compatibile con i titoli Game Boy e Game Boy Color, il menu di sistema consentiva una vasta gamma di personalizzazioni relative alle palette dei colori dei giochi in bianco e nero, molto più delle possibilità offerte dal Game Boy Color. Inoltre alcuni titoli, come Picross, erano cromaticamente ottimizzati per questa periferica, incrementando notevolmente il numero di colori disponibili una volta avviati su Super Game Boy. Per Nintendo 64, Nintendo non commercializzò nulla di simile e il White Boy, successore spirituale del Super Game Boy, rimase un'esclusiva di sviluppatori e giornalisti. Solo Pokémon Stadium consentiva, tramite Transfer Pack, di emulare le ROM dei giochi Pokémon per trasferire i mostri catturati su Nintendo 64. Ed eccoci quindi alla sesta generazione di console e al mitico cubetto. Il Game Boy Player è sicuramente più macchinoso nel suo funzionamento rispetto al suo predecessore. La periferica infatti consiste in una base da attaccare sotto al GameCube e in un disco di avvio necessario per far partire il software di emulazione. Da notare che nuovamente all'interno dell'adattatore è presente l'hardware originale, questa volta del Game Boy Advance, che consente un'emulazione senza problemi di compatibilità, coprendo così tutti i modelli del Game Boy, espandendo esponenzialmente la libreria del GameCube. La periferica è region free, ma il disco purtroppo segue blocchi regionali di tutti i software. Se quindi potrete attaccare il vostro Game Boy Player giapponese a un GameCube europeo, per il boot dovrete per forza procurarvi un mini disc PAL. La connessione del Game Boy Player avviene tramite la High Speed Port presente sul fondo della console, e a pensarci bene credo che sia l'unica periferica a sfruttare questa porta. Una volta attaccata, si incastra perfettamente con la forma del cubetto, che a questo punto si alza di qualche centimetro, diventando leggermente più imponente, ma non di certo ingombrante. Siamo lontanissimi dalla prima Xbox, per intenderci. Sulla parte frontale abbiamo lo slot per le cartucce e la porta per il link cable del Game Boy Advance. Sarà infatti possibile connettere il Game Boy alla console rendendolo a tutti gli effetti un controller. Sul lato destro abbiamo invece il tasto per l'espulsione delle cartucce GBA. Se quelle classiche escono fuori senza problemi data la loro dimensione maggiorata, i giochi Advance entrano completamente all'interno della periferica, necessitando di un aiutino per uscire. Però state attenti perché verranno sparate fuori in modo decisamente aggressivo. Bene, ora che abbiamo installato la base, direi che è il caso di far partire il boot iniziando da un grande classico per il Game Boy, il mitico Donkey Kong Land con il suo giallissimo Banana Pack. Piccola nota, ho collegato il controller alla quarta porta solo per esigenze di inquadratura, non c'è nessun motivo specifico. Nulla vi vieta di partire dalla prima e addirittura di collegare più controller contemporaneamente. L'emulatore registrerà tutte le fonti di input come un singolo giocatore, consentendo delle particolari sessioni di cooperativa in multigiocatore. A voi la scelta.
Inizierei subito però con la parte deludente del player, ovvero offre molte meno possibilità di personalizzazione del colore. Se il Super Game Boy permetteva addirittura di salvare delle palette custom, sul GB Player non c'è nessuna opzione visibile che consenta una manipolazione del colore. In realtà c'è il modo di muoversi tra una varietà di colori preimpostati e proprio come su Game Boy Color, basterà affidarsi a delle combinazioni di tasti durante il logo iniziale del Game Boy. Sì, siamo lontanissimi dalla varietà del Super Game Boy, però meglio di niente, no? Premendo Z sul controller del GameCube, apriremo il menu dell'emulazione e vediamo cosa ha da offrirci. La prima opzione consente di selezionare uno tra i 20 bordi disponibili che contorneranno l'immagine del Game Boy. La seconda offre la possibilità di modificare le dimensioni del riquadro di gioco, mentre la terza opzione ci lascerà scegliere tra due tipi di layout del controller, dove la prima è molto simile all'impostazione del GBA. La quarta opzione è una sorta di filtro che va a modificare la nitidezza dei pixel e in tutta sincerità, qualsiasi delle tre varianti venga selezionata, non è che si vedano tutte queste differenze. Abbiamo poi la possibilità di settare un utilissimo timer che farà suonare una sveglia una volta esaurito, magari per evitare sessioni di gioco troppo stancanti, credo. E per finire, il menu necessario per cambiare cartuccia senza riavviare il software. Mi raccomando, non fatevi venire in mente la malsana idea di cambiare cartuccia senza utilizzare questo menu, altrimenti sarete cazziati con un allarme abbastanza inquietante e poi costretti a riavviare il sistema di gioco. Non ci sono insomma tantissime possibilità di personalizzazione, ma l'emulazione è perfetta e grazie al supporto anche per GBA offre accesso a una libreria praticamente infinita. Certo, alcune cartucce particolari diventano pressoché inutilizzabili, anche se totalmente funzionanti. Mi riferisco a giochi che implementavano sensori di movimento, come Yoshi Universal Gravitation o a Boktai con il suo sensore per la luce solare. Alcuni giochi, come Mario & Luigi Superstar Saga, aggiungevano addirittura una funzione Rumble non presente, per ovvie ragioni, su console portatile. Se da una parte il Game Boy Player consente di slegare delle esperienze ludiche di tutto rispetto dal piccolo, in alcuni casi male illuminato schermo del Game Boy, è anche un ottimo modo per catturare gameplay da hardware originale, senza ricorrere all'emulazione illegale o a costosissime modifiche su hardware portatili. Tutto il footage che vi sto mostrando infatti è stato catturato da me personalmente e sebbene un emulatore su PC mi potrebbe sicuramente restituire un'immagine migliore, con filtri grafici e risoluzioni maggiori, il feeling dell'hardware originale rimane imbattibile in tutte le sue imperfezioni. Quindi per me il Game Boy Player è una periferica che può avere la sua utilità anche oggi ed è solo l'ennesimo testimone di quanto il GameCube sia stata una console ingiustamente sottovalutata al tempo. Se siete interessati però a recuperare questo pezzo di storia, preparatevi a sborsare intorno al centinaio di euro, soprattutto se in buone condizioni. E ricordate che non vi basterà la sola base, ma avrete bisogno anche del mini disc per il boot del software, compatibile tra l'altro con la regione della vostra console. E voi conoscevate questa periferica? Vorreste altri approfondimenti del genere? Fatemelo sapere nei commenti. Intanto ne approfitto per augurarvi un buon inizio anno. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi. Io sono il Poro Michele, dal Game Boy, ciao!